Allora, buonasera a tutti. Tanto mi conoscete, io sono Elisabetta, la presidente dell'associazione Pertini. Quindi io vi porto innanzitutto il saluto dell'associazione. Voi sapete tutti che qui è sempre stata la nostra tradizione di ricordare e omaggiare sempre Sandro Pertini, per cui noi continuiamo, ecco, a tenere presente questo presidente che è nel cuore di tutti gli italiani. E quindi il nostro impegno è quello di continuare a tenere vivo questo ricordo. Io vi porto il saluto di tutta l'associazione, che voglio anche ringraziare per l'aiuto, perché io sono la presidente, ma non faccio tutto da sola, lo sapete. Poi, ecco, già che sto facendo un ringraziamento, io voglio ringraziare l'associazione LANSPI qui di Stella San Giovanni che ci hanno aiutato da sempre. Ecco, voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci segue e ci coadiuva, ci dà un aiuto in quello che noi a volte chiediamo e quindi non mi dilungo su questo perché vogliamo sentire la musica. Però io voglio prima, intanto un pensiero, perché come tutti sapete è mancato un presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e quindi un pensiero va fatto anche a lui. Io vorrei passare la parola al sindaco di Stella, Andrea Castellini, che ci farà un saluto. Allora, io ovviamente porto i saluti dell'amministrazione comunale, ci tengo fortemente a ringraziare l'associazione per il lavoro che svolge quotidianamente e per quello che saranno e che sono stati già questi 3 giorni, ossia dall'inizio, dall'evento di ieri sera con il professor Giuseppe Milazzo, molto interessante, di cui si parlava della vita giovanile di Pertini e da dove è arrivato Sandro Pertini, a oggi con questi meravigliosi artisti che tra poco ascolteremo, a questa sera con la fiaccolata che inizierà alle ore 20:30 e che poi vedrà anche un rinfresco a fine serata, a fine del percorso. Domani invece alla mattina avremo le auto d'epoca che passeranno qui a fare un saluto al Presidente insieme agli Stati Generali del Patrimonio Italiano e domani sera presso il Teatro Casone di San Martino ci sarà lo spettacolo di Mattia Rinaldi con Cenere, quindi invito tutti a, se avete tempo ovviamente domani, di venire sia domani mattina a questo bellissimo spettacolo delle auto d'epoca che passeranno qua in Via Muzio a salutare il presidente e domani sera invece lo spettacolo di Mattia Rinaldi al Teatro Casone. Io non vi tedio oltre, i ringraziamenti li ha già fatti tutti Elisabetta, ricordo a Giorgio Napolitano, al presidente emerito, ha già fatto l'associazione, quindi lascerei direttamente gli artisti. Grazie. Grazie sindaco. Quindi degli appuntamenti ne ha già parlato il sindaco, quindi grazie. Io allora, perché abbiamo tutti questa voglia di ascoltarvi, quindi io vi presento i maestri che sono, mi è venuto un colpo di tosse, Elisabetta Rossi, Maurizio Ganora e Roberto Tuffo. Bene, allora io vi auguro un buon ascolto. E lascio a loro. Grazie. Thank you.
paradigma della libertà. Cos'è per me la libertà? Cos'è per te la libertà? Cos'è per voi la libertà? Ma cos'è la libertà? Ma libertà di cosa? Libertà da cosa? Libertà di pensiero? Libertà di parola? Libertà di espressione? Libertà di religione? Libertà di amare? Libertà di opinione? Libertà morale? Libertà dai pregiudizi? Libertà è partecipazione. La libertà è dono o la libertà è conquista? Libertà è colore? Libertà è pace? Libertà è giustizia? Libertà è rispetto? Libertà è diritto? Libertà è dovere? Libertà personale? Libertà dalla frustrazione? Libertà dai sensi di colpa? Libertà di volare? Libertà di giocare? Libertà di conoscere? Libertà di sapere? Libertà di vivere, libertà di morire. La libertà è l'aria che respiri. La libertà rende l'uomo degno di essere uomo. Thank you.
Sulla libertà di Khalil Gibran. E un oratore disse: parlaci della libertà. E lui rispose: alle porte della città e presso il focolare vi ho veduto, prostrati, adorare la vostra libertà, così come gli schiavi si umiliano in lodi davanti al tiranno che li uccide. Sì, al bosco sacro e all'ombra della rocca ho visto che per il più libero di voi la libertà non era che schiavitù e oppressione. E in me il cuore ha sanguinato, poiché sarete liberi solo quando lo stesso desiderio di ricercare la libertà sarà una pratica per voi e finirete di chiamarla un fine e un compimento. In verità sarete liberi quando i vostri giorni non saranno privi di pena e le vostre notti di angoscia e di esigenze. Quando di queste cose sarà circonfusa la vostra vita, allora vi leverete al di sopra di esse, nudi e senza vincoli. Ma come potrete elevarvi oltre i giorni e le notti se non spezzando le catene che all'alba della vostra conoscenza hanno imprigionato l'ora del meriggio? Quella che voi chiamate libertà è la più resistente di queste catene, benché i suoi anelli vi abbaglino scintillando al sole. E cos'è mai se non parte di voi stessi ciò che vorreste respingere per essere liberi? L'ingiusta legge che vorreste abolire
è la stessa che la vostra mano vi ha scritto sulla fronte. Non potete cancellarla bruciando i libri di diritto, né lavando la fronte dei vostri giudici, neppure riversandovi sopra le onde del mare. Se è un despota colui che volete detronizzare, badate prima che il trono eretto dentro di voi sia già stato distrutto. Poiché come può un tiranno governare uomini liberi e fieri se non per una tirannia e un difetto della loro stessa libertà e del loro orgoglio? E se volete allontanare un affanno, ricordate che questo affanno non vi è stato imposto, ma voi l'avete scelto. E se volete dissipare un timore, cercatelo in voi e non nella mano di chi questo timore vi incute. In verità, ciò che anelate e temete, che vi ripugna e vi blandisce, ciò che perseguite e ciò che vorreste sfuggire, ognuna di queste cose muove nel vostro essere, in un costante e incompiuto abbraccio.
Come luci e ombre unite in una stretta, ogni cosa si agita in voi, e quando un'ombra svanisce, la luce che indugia diventa ombra per un'altra luce. E così, quando la vostra libertà getta le catene, diventa essa stessa la catena di una libertà più grande. Mia buona mamma, sono riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po' di carta e tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per il nuovo anno, mamma, e farò di tutto perché a Napoli questa mia lettera sia imbucata. Sono qui solo, in una piccola cella del vagone cellulare. Mi portano a Napoli e verso il 27 mi porteranno al reclusorio di Santo Stefano. Mamma buona e santa, non ti rattristare per questa tua nuova sorte. Pensa, mamma, che lotto per un'idea sublime, tutta luce. Thank you.
Oggi più di ieri sento d'amare quest'idea. Il carcere rende più profondo in me questo amore. La condanna, mamma buona, è motivo d'orgoglio per il tuo Sandro e lo deve essere per te. Se tu sapessi con quale gioia e con quanta fierezza io alzai dalla gabbia dopo la lettura della sentenza il grido della mia fede: viva il socialismo, abbasso il fascismo. E allora mi saltarono addosso furenti, turandomi la bocca quasi a soffocarmi. Ma io nulla sentivo. Ascoltavo solo il mio cuore battere contento. Scrivi alla buona signora e diglielo che oggi più di ieri sono degno del tuo affetto. Fa che non dimentichino. Direi loro che auguro a tutti un anno fecondo per la nostra causa. Cerchino di lottare sempre con più ardore di ieri, perché oggi essi sono uomini liberi e devono lottare anche per noi costretti all'inazione. Che il mio spirito è sempre con loro e sogno la libertà solo per riprendere fra di loro il mio posto di combattimento. Vorrei che il mio saluto giungesse in modo particolare al maestro e ai miei compagni di lavoro, che non dimentico. Fu lavorando con essi che io conobbi tanto bene che prima ignoravo e che arricchì di pregio e virtù il mio animo, rendendolo capace di affrontare serenamente prove come questa. Sappiamo che a Santo Stefano vi si trovano Zaniboni e Terracini. Mi sarà difficile però vederli perché dovrò fare circa 20 mesi di segregazione cellulare. Gramsci è ammalato gravemente, Scacciana è tisico, il Tulli è diventato cieco. Noi politici siamo sorvegliatissimi e il carcere viene reso più duro a noi che ai reclusi comuni. Grazie mamma di quanto mi hai mandato, non speravo tanto. Per ora continuo a scrivere a Regina Celi perché devi far finta di non averla ricevuta questa mia. L'unita lettera appena letta, spediscila alla buona signora. Tu, mamma, amami sempre così. Ti stringe forte il tuo Sandro. Midnight, you're the sun from the pavement.
Oriana Fallaci. Ciò che ogni creatura degna di essere nata dovrebbe cercare non esiste. È un sogno che si chiama libertà, che si chiama giustizia. E piangendo, bestemmiando, soffrendo, noi possiamo solo rincorrerlo, dicendo a noi stessi che quando una cosa non esiste, la si inventa. Non abbiamo fatto lo stesso con Dio? Non è forse il destino degli uomini quello di inventare ciò che non esiste e battersi per un sogno? Dal film Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Mi dispiace, io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, neri e bianchi. Tutti noi dovremmo aiutarci vicendevolmente. Dovremmo godere soltanto della felicità altrui, non dell'infelicità. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca ed è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti alla miseria e alla violenza. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La nostra conoscenza ci ha resi cinici, la nostra intelligenza ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che dell'intelligenza abbiamo bisogno di bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto.
Gli aerei e la radio hanno avvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce sta raggiungendo milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare, imprigionare gente innocente. A chi può sentirmi, io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino, la libertà non potrà essere soppressa. Soldati, non cedete dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come carne da macello. Non consegnatevi a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con menti e cuori meccanici. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, voi siete uomini.
Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non combattete per la schiavitù, combattete per la libertà. Nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore degli uomini, non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete il potere di rendere la vita bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questo potere. Uniamoci tutti. Combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, un mondo che dia a tutti gli uomini la possibilità di lavorare, di avere un futuro e una vecchiaia tranquilla. Promettendovi queste cose, dei bruti sono saliti al potere, ma mentivano. Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo, per eliminare confini e barriere, per eliminare l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso portino benessere a tutti gli uomini. Soldati, uniamoci in nome della democrazia.
Grazie. Grazie, grazie. Grazie ai maestri, sono stati veramente meravigliosi. Penso anche per voi, credo che pensiate questo. Io vorrei a questa meravigliosa, alla maestra Rossi, ecco questi fiori, veramente una voce stupenda. Grazie ai maestri Ganora e Stufo, grazie tante. Grazie a tutti i presenti, al viceprefetto che ho visto arrivare, il dottor Freccero, grazie di essere qui. Io ho un po' freddo, penso anche tutti voi. Comunque, vi aspettiamo per la fiaccolata. Ci troveremo davanti al comune alle 20:15, partenza 20:30. E finito il corteo, comunque ci riscalderemo con un bel rinfresco che vi offriremo per restare ancora assieme. Ecco. Quindi con grande piacere. Grazie ancora ai maestri e grazie a voi tutti presenti. Grazie, a più tardi allora, tra un po'. Grazie.